vediamo se ti ritrovi in una di queste tre situazioni. Ti senti sempre la pancia gonfia tutto il giorno. Ti svegli al mattino, indossi i tuoi pantaloni, ma durante la giornata dopo aver mangiato ti rendi conto di avere la necessità di dover sbottonare il primo bottone per respirare meglio. Anche se bevi solo un bicchiere d'acqua, dopo poco ti senti una pressione sulla pancia e ti senti la pancia gonfia e dura. Sono la dottoressa Federica e oggi condividerò con te i tre rimedi principali per riuscire a sgonfiare la pancia velocemente. Se non l'hai ancora fatto, ricordati di iscriverti al canale, attivare la campanella e lasciare mi piace al video. Ma il primo rimedio di cui ti voglio parlare riguarda i fermenti lattici e gli enzimi digestivi. Li trovi all'interno di integratori che hanno queste due tipologie di prodotti, normalmente in bustina. Non voglio fare dei nomi, te lo dico già da adesso, eventualmente se vuoi sapere qualcosa di più ci possiamo sentire in privato o puoi scrivere nei commenti. Questo tipo di integratori a base di enzimi digestivi o di fermenti lattici servono perché la parte più importante per evitare il gonfiore alla pancia è permettere al stomaco, all'intestino e tutto l'apparato digerente di poter lavorare secondo la normale fisiologia. Cosa intendo? La prima digestione normalmente avviene nella bocca. Nella bocca sono presenti gli enzimi salivari, questi attaccano il cibo e insieme ai denti lo frantumano, rendendolo in piccoli pezzetti. Questo cibo poi passa attraverso lo stomaco e tutto l'apparato intestinale per essere assorbito. Quindi l'azione più importante la svolgono questi enzimi digestivi. A volte succede che risultano essere carenti, per esempio mi viene da pensare alla lattasi. Ci sono delle persone a cui basta una tazzina di latte o un cucchiaio di latte per poter avere degli effetti indesiderati sgradevolissimi, dal gonfiore fino alla diarrea. Questo perché nel tempo queste persone si è ridotta la concentrazione di un enzima chiamato lattasi, che è quello che scinde poi il lattosio e che evita che questo possa fare un'azione lassativa e fastidiosa, particolarmente irritante a livello dell'intestino. I lattici invece sono dei batteri buoni che si trovano lungo tutto il canale, già a partire dalla bocca fino all'ultimo tratto dell'intestino, e hanno anche loro un'azione importantissima sulla digestione degli alimenti. A caso, nel gonfiore alla pancia, uno tra i primi rimedi di cui ti sto parlando sono proprio fermenti lattici e enzimi digestivi. Il secondo rimedio, invece, riguarda il carbone vegetale. Non amo particolarmente il carbone vegetale, però te ne parlo lo stesso, perché agisce soltanto sull'aria che si è formata e non agisce sulla causa. Quindi se da un lato sì hai l'azione nello sgonfiare la pancia, dall'altro appena smetti di prenderlo torna tutto come prima. In più il carbone vegetale non è selettivo per l'aria, ma potrebbe anche assorbire degli altri nutrienti, nonché dei farmaci se eventualmente tu fai uso di qualche farmaco per qualsiasi problematica. Terzo rimedio? Mangiare lentamente. Eh già, perché abbiamo visto come sono importanti gli enzimi digestivi e il loro ruolo nella digestione. Una buona parte di questi si trova proprio nella saliva. Quindi mangiare lentamente serve, come abbiamo visto poco fa, per rompere gli alimenti in pezzetti più piccoli e permettere alla saliva di aggredire il cibo ed iniziare la prima parte della digestione. Spero che questo video ti possa essere stato utile e ti sia piaciuto. Ricordati di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto, di attivare la campanella e lasciare il mi piace sul video. Ciao, al prossimo!